Kokic, come vediamo, sorpresa la difesa del Bayern. Il Bayern sta andando abbastanza bene nel campionato tedesco, al comando con 4 vittorie e 2 pareggi, praticamente, cioè imbattuto dopo 6 giornate, però evidentemente non ha ancora trovato i giusti equilibri. Ha dovuto inseguire a lungo prima di riuscire a rimontare ed è riuscita a trovare il pareggio soltanto al 27esimo della ripresa con un gol realizzato da Reuter dopo vani attacchi che stiamo vedendo. Ecco, siamo alla ripresa, il gol di Reuter al 27esimo apre una piccola serie di reti che vanno poi fino alla conclusione a determinare il risultato di 3-2. Abbiamo visto il diagonale di Reuter, difensore della nazionale, che ha destato l'interesse di alcune società italiane, che è stato in pratica sul mercato, se così si può dire, fino agli ultimi giorni della campagna acquisti. Ecco il gol di Reuter, anche sfortunato il portiere, la palla tocca proprio sulla linea dell'area piccola. Però l'Apoel torna addirittura nuovamente in vantaggio con il gol di Panziaras, che vediamo al 35esimo, 8 minuti dopo il pareggio. Apoel di Nicosia nuovamente in vantaggio, e forse questo è addirittura più sorprendente che non il vantaggio iniziale, che poteva essere considerato occasionale. Andiamo dunque al 2-1, però nei 2 minuti conclusivi, al 43esimo e al 44esimo, sono i tedeschi a far valere le doti di maggior classe, anche se corrono qualche rischio in contropiede prima di riuscire a sbloccare definitivamente il risultato e vedere questo un gol mangiato che poteva chiudere il conto a favore della formazione cipriota. McKenna lì con una bella girata riesce a trovare il gol del pareggio al 43esimo. Eccolo, il giocatore scozzese riceve il pallone, lo controlla bene, si gira e poi batte a rete in diagonale. Il portiere è un po' in ritardo ed è battuto. All'ultimo minuto realizza Strunz, che già conosciamo per aver segnato contro il Milan lo scorso anno nella partita di quarti di finale, questo bel diagonale del giocatore tedesco che dà la vittoria al Bayern, che ovviamente accende un'ipoteca fortissima sul passaggio del turno, ma che, come si vede, ha un po' sofferto prima di battere una squadra teoricamente, almeno sulla carta, fortunata di un difensore.